Secondo me troppa esaltazione, troppa contentezza. Cioè, ragazzi, abbiamo pareggiato all'ultimo secondo contro la Croazia, che è a fine ciclo. Io sono tutto fuorché soddisfatto e contento, onestamente. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion. Oggi è martedì 25 giugno e siamo qui riuniti per parlare di Croazia e Italia e nella seconda parte del video di un po' di Napoli. Direi di partire subito da Croazia e Italia. Ieri c'è stato questo pareggio al Cardiopalma con Zaccagni che ci ha permesso di andare agli ottavi da secondi. E che dire, ragazzi? Allora, parto dalla formazione. Fatto dalla formazione perché nel pre-partita e nel giorno precedente alla partita avevo sentito delle cose abbastanza preoccupanti sulla formazione. Avevo sentito di questo 4-5-1 con al centrocampo Cristante, Barella e Jorginho. Avevo sentito di uno Spalletti che praticamente si stava snaturando perché quella formazione secondo me era la formazione classica della paura, cioè del io mi chiudo, mi metto in copertura, in difesa e mi vado a prendere questo pareggio. Poi, per fortuna, questa formazione che era girata è stata poi smentita dalla formazione ufficiale. Una formazione ufficiale che comunque secondo me è stata abbastanza sensata e logica. L'unica cosa è che avrei messo Chiesa dal primo minuto, solo quello, però era una formazione con della logica. Il problema secondo me è stato l'atteggiamento, specialmente nel primo tempo, ragazzi. L'atteggiamento dell'Italia era l'atteggiamento di una squadra volta esclusivamente a prendersi il pareggio. Non ci hanno minimamente provato ad andare avanti nel risultato. Hanno iniziato a fare qualcosa quando è arrivato il gol di Modric nel secondo tempo. Primo tempo non lo commento manco, cioè non è successo praticamente quasi niente, giusto questo tiro da fuori della Croazia dove Gigione fa una paratona niente male. Però l'Italia praticamente il primo tempo si accontentava del pareggio. E io questa cosa non la concepisco. Non la concepisco perché ci si debba sempre accontentare. Metti caso va male, prendi il gol, cosa che poi è successa. Cioè, non è meglio partire sin dal primo momento con la volontà di attaccare, di mettere il risultato in cassaforte come per esempio ha fatto la Spagna contro l'Albania? Perché tu sei sceso in campo con l'atteggiamento di uno che vuole prendersi il pareggio? Non era meglio scendere in campo, cercarla di chiudere, magari andare avanti, andare sopra di un gol a fine primo tempo? No, siamo dovuti arrivare al secondo tempo. Noi abbiamo preso gol nel secondo tempo al 52esimo. Tra l'altro c'è stato un rigore. Però il povero Frattesi che entra e crea anche il rigore. Rigore poi parato da Gigione. Donnarumma, veramente, ragazzi. Forse Donnarumma è l'unico top player che abbiamo. Anzi, togliere il forse. È l'unico top player che abbiamo in nazionale. L'unico. E mi dispiace dire questo, ma Donnarumma è stato il migliore dell'Italia nella fase a gironi. Contro l'Albania ti salva dal pareggio all'88esimo, là all'87esimo. Contro la Spagna devi ringraziare lui perché hai perso solo 1-0. E ieri ti ha parato il rigore. Cioè, Donnarumma è stato il migliore dell'Italia nella fase a gironi. Ed è mai possibile che il portiere debba essere il migliore nella fase a gironi? Cioè, su tre partite il migliore è stato il portiere. Sta cosa, secondo me, è molto indicativa di quanto la nostra nazionale sia scarsa. È scarsa, purtroppo, ragazzi. I bei tempi andati di Totti, Del Piero, Baggio, ieri. I tempi che poi, tra l'altro, non ho vissuto io, però so benissimo in passato cosa è stata la nazionale. Quei tempi sono belli che andati. Oggi va così e non è un caso se negli ultimi 16 anni hai fatto una finale dell'Europeo qua persa 4-0. Quello è il mio primo ricordo della nazionale. Nel 2008 il 4-0 contro la Spagna in finale. Lì però c'era ancora del materiale, diciamo, di livello. Poi non è un caso se hai fatto due mondiali dove sei uscito ai gironi e poi non hai proprio partecipato ai due successivi. Stiamo vivendo un momento storico dove c'è moria. E la moria è dovuta anche al fatto che dai piani alti non c'è la volontà di riportare, diciamo, in auge il movimento calcistico italiano. Basterebbe magari, che ne so, imponi una regola dove devi appunto obbligare ogni club di Serie A a schierare in campo almeno tre vivai italiani o comunque tre italiani squadra, potrebbe già essere
una base di partenza, non c'è da parte del, diciamo, del sistema, tra virgolette, la volontà di valorizzare i giocatori italiani. Pafundi, ragazzi, è uno dei talenti che sono pronti a esplodere. Se ne è dovuto andare in Svizzera perché in Italia non trova spazio, cioè manco all'Udinese gioca. Calafiori al tempo se ne è dovuto andare in Svizzera. Oggi il giocatore italiano non viene valorizzato. E quindi c'è la moria. Questo secondo me è il problema. Comunque, tornando alla partita, prendi il gol al secondo e secondo tempo, poi provi a pareggiare, però ragazzi, proprio non ce la facevamo proprio, non ce la facevamo proprio. Abbiamo dovuto aspettare il 98esimo con una perla di Zaccagni. Zaccagni che è uno dei pochi che forse è quello che ha più estro e più qualità in attacco, e tu hai pareggiato all'ultimo secondo. Cioè, tu in questa fase a gironi hai vinto di misura contro l'Albania, però all'88esimo stavi rischiando il pareggio. Contro la Spagna hai perso 1-0, ma il campo ha detto che dovevi perdere almeno 4-5-0. Con la Croazia hai pareggiato all'ultimo secondo. Cioè, ragazzi, questo è un percorso secondo me insufficiente finora. Ma non è che volevo 3 vittorie su 3, ma almeno una vittoria convincente con l'Albania, che c'è stata a metà. È una prestazione decente con la Croazia, che non c'è stata. Cioè, io mi aspettavo di fare 6 punti in questo girone, ne hai fatti 4, ma al 97esimo di ieri sera stavi con 3 punti, 3 punti rischiavi di uscire. Quindi, per quanto mi riguarda, il percorso dell'Italia finora nei gironi è stato insufficiente, però dall'altra parte dico, magari questo pareggio 98esimo può essere quello switch mentale che porterà adesso la squadra a cambiare marcia? La mia speranza è questa qui, però di certo adesso non mi metto a dire che vinciamo l'Europeo, perché a oggi, ragazzi, non abbiamo i mezzi per vincere l'Europeo in questo momento. Cioè, abbiamo un attacco che fa piangere. Cioè, ragazzi, Scamacca e Retegui hanno fatto 0 gol. Forse, cioè, manco tiri in porta, mi ricordo. Cioè, ne abbiamo fatto 3 gol, ragazzi, in 3 partite. 3 gol in 3 partite. Uno sicuramente l'ha fatto Zaccagni. Barella e Bastoni, a livello di attaccanti, zero. Spero che ci sia un cambio di marcia adesso, dagli ottavi in poi. Ottavi dove beccheremo la Svizzera, che è una nazionale, è un salto in avanti a livello di difficoltà rispetto ad Albania e Croazia. Ai quarti, teoricamente, dovresti beccare l'Inghilterra, e penso che lì ci fermeremo. Però fare un quarto di finale, secondo me, per il livello che c'è adesso della nazionale, penso che sia un ottimo risultato. Però prima devi battere la Svizzera sabato. Quindi vediamo cosa succederà sabato. Però onestamente, io non sono così soddisfatto, non sono così sereno. Ho visto dopo il pareggio di Zaccagni entusiasmo, esaltazione. A Sky Caressa stava morendo sul gol di Zaccagni. Secondo me è troppa esaltazione, troppa contentezza. Cioè, ragazzi, abbiamo pareggiato all'ultimo secondo contro la Croazia, che è a fine ciclo. Io sono tutto fuorché soddisfatto e contento, onestamente. Chiudiamo la parentesi Croazia-Italia e parliamo un attimo di Napoli, perché c'è stato questo famoso summit tra De Laurentiis, Manna e Giuffredi riguardo Di Lorenzo. La notizia è data dal Corriere dello Sport, quindi come sempre prendete con le dovute pinze quello che sto per dirvi. Comunque, c'è stato questo incontro negli uffici della Filmauro, che dicono addirittura è durato 4 ore, tra De Laurentiis, Manna e Giuffredi. Si è parlato del futuro di Lorenzo. Corriere dello Sport ci fa sapere che è stato un confronto, diciamo, dove ci sono stati segnali di pace. Sembrerebbe che la situazione di Lorenzo stia rientrando, sembrerebbe, quindi usiamo sempre il condizionale. Vediamo se sarà così. L'unica certezza è che Di Lorenzo continuerà l'Europeo, penso che salterà una parte del ritiro di Di Maro, perché comunque da contratto un calciatore deve farsi un mese di vacanza. Io non ce la faccio più. Io ogni volta che registro devono partire gli aerei, devono partire il casino fuori, partono i tagliaerba, ma aspettano a me per fare tutto sto casino. Dicevo, Di Lorenzo sicuramente salterà una parte del ritiro di Di Maro, perché i calciatori da contratto hanno diritto a un mese di vacanza, ok? Quindi se mettiamo caso l'Italia sabato perde, quindi finisce l'Europeo il 29 giugno,
di Lorenzo, Raspadori, Meret e Fonoruncio hanno diritto a un mese di vacanza, quindi praticamente tornerebbero a fine luglio, quindi per il ritiro di Castelvisangro. Poi non so onestamente se il calciatore può anche rinunciare alle ferie e tornare subito al lavoro, ma non credo che succederà, ragazzi, perché Di Lorenzo, così come Kvara, secondo me sono arrivati al limite, cioè li vedo proprio, specialmente Kvara, appesantiti, li vedo molto stanchi fisicamente, li vedo appesantiti, quindi secondo me gli serve come il pane un po' di riposo, specialmente adesso che con Conte si sa che si suda parecchio. Vediamo se questo clima si rasserenerà oppure no. Per quanto riguarda invece Kvara, ieri sera Sky ha dato aggiornamenti per quanto riguarda il rinnovo, ha parlato di Marzio. La posizione del Napoli su Kvara resta la stessa, cioè che il calciatore è incedibile. Ricordiamoci sempre, incedibile non vuol dire che non si ceda nessuna cifra. Il direttore Manna presto incontrerà gli agenti per rinnovare il contratto che non rispecchia il suo valore. Meno male che l'ha detto. Il Napoli vuole trovare un'intesa e poi ci ha detto che il PSG è pronto a offrire 110 milioni per Kvara, ma De Laurentiis ha già detto di no. E oltre a questo si parla di un De Laurentiis che partirà per la Germania per andare a trovare insieme a Manna l'entourage di Kvara. Quindi, ragazzi, diciamo che forse adesso stiamo entrando nella fase quella conclusiva di tutto questo casino che si è creato con Di Lorenzo e Kvara, ovvero la fase dove si va a, diciamo, come si dice, a stemperare un po' gli animi, a stemperare un po' i problemi, perché Kvara il problema lo risolvi col rinnovo, perché lì è un problema di contratto. Kvara non può continuare a prendere una miseria dopo che ha fatto una stagione da protagonista nello scudetto, e una stagione dove tutto è andato male e lui è stato l'unico, insieme a Lobotka, ad aver fatto cose positive. Vi ricordo che Kvara, nella stagione schifosa, ha fatto un gol in meno rispetto alla stagione dello scudetto ed è migliorato in tantissimi dati. Con Kvara il problema, secondo me, lo risolvi col contratto, col rinnovo. È lì. Con Di Lorenzo il problema lo risolvi probabilmente facendo dei chiarimenti, perché vi ripeto, con Di Lorenzo non è un problema di contratto. Quindi io penso che alla fine questi casi rientreranno tutti e due. Poi bisogna capire Osimhen. Ecco, diciamo che in questo momento il calciomercato è un po' bloccato, anche perché, ragazzi, cioè, se tu non c'eri Osimhen, come fai a comprare Buongiorno? Come fai a comprare tutti gli altri se non hai questi 110-120 milioni dalla cessione di Osimhen? Se non si cede Osimhen, in teoria il mercato del Napoli è bloccato, quindi bisognerà capire questa situazione. A oggi non c'è una squadra pronta a pagare la clausola, anzi ci sarebbe in teoria ed è un club arabo, ma Osimhen non vuole andare giustamente in Arabia. In tutto questo, ragazzi, si sta parlando di uno Spinazzola che ha accettato un contratto di un anno con rinnovo per un altro anno. Io onestamente non sono molto convinto di Spinazzola, ma non per le qualità tecniche, cioè Spinazzola è un esterno niente male. Il problema per me sono gli infortuni, ragazzi. Negli ultimi 2 anni ha saltato una cosa come il 33% delle partite per infortunio. Non mi convince tantissimo Spinazzola, onestamente, andrei su altro. Però è un parametro zero, quindi questa cosa si collega con Osimhen. Cioè, se Osimhen non viene ceduto, i soldini da cui prelevare, cioè tu come te li paghi questi 45 milioni per Buongiorno se non vendi Osimhen? Quindi detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, che è totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella. Detto questo, domani è il grande giorno, è il giorno della presentazione di Antonio Conte. Sono molto curioso di vedere cosa succederà domani, cosa dirà il caro Antonio. Quindi noi ci vediamo domani, e sempre e comunque, Forza Napoli!